Chiamiamo Alessandro Laudadio. Usciti dalla scuola alberghiera, la prima esperienza, io sono partito per la Spagna da solo completamente e lui partì con un altro compagno di classe per la Francia. Quindi lui ha fatto subito un'esperienza in Francia. E poi dopo rientrati ci siamo comunque sentiti, mantenuti in contatto e quant'altro, però poi abbiamo preso due strade comunque completamente diverse. Io ho continuato sul salato mentre lui si è diciamo specializzato sulla pasticceria, e Alessandro tra le sue esperienze comunque sia stellate è stato il pasticcere da Trussardi alla Scala da Berton, e ha collaborato per diverso tempo con l'Eden, una Stella Michelin a Roma, e Palazzo Sasso, una delle sue ultime esperienze, due Stelle Michelin come capo pasticcere, aveva cinque assistenti al suo servizio. Ma quanti anni hai? Agli ordini. 31. Allora, praticamente questo dolce è la rivisitazione della crostata ricotta e visciole, che è un dolce praticamente laziale. Le visciole sono scomparse. Sì, purtroppo sì, infatti è stato anche difficile trovarle, però io gli ho voluto dare sia consistenze, temperature, un po' di diversità per far divertire il cliente. Quindi cioè ti diverti a riprendere in primis la tradizione. Mi diverto io. Sì, poi la ricotta metterò anche delle scaglie prese direttamente dal congelatore che abbasseranno notevolmente la temperatura. Però secondo me il gioco più bello è questo, cioè sentirsi come se apro la porta del forno quando il forno appunto non c'è. Appunto che sono curiosa, è come quando io vado a controllare la cottura che apro il forno che o quello che sento tutto per la casa. Allora, questo cremoso di visciole, come l'hai fatto, Ale? Allora, io questo qua ho fatto bollire semplicemente un po' di marmellata di visciole con dell'acqua e della caracara. La marmellata l'hai fatta te? Sì, diciamo che ho trovato un fornitore biologico. Vabbè, okay. Sì, purtroppo, insomma. Certo, no. E l'ho fatta raffreddare e poi l'ho frullata molto velocemente e l'ho resa molto cremosa. Da poter passare poi dal biberon poi, giustamente. Okay. Questo è il cremoso di cui vi parlavo. Questo qua l'ho fatto interamente a base di prodotti di bufala, quindi anche un po' un prodotto quasi totalmente laziale. Ho usato mascarpone di bufala, ricotta di bufala e panna di bufala. C'è un fornitore che conosco che fornisce questi prodotti, quindi gli ho voluto dare anche... Però sempre lo stesso latte, però che ha una lavorazione diversa. Sì, sì, sì. Quindi a te ti piacciono le sfide? Sì, no, mi piacciono... Infatti, se ci avete fatto caso, sono tre ingredienti, non è che sono chissà quanti. Sì, ma... Però li ho diversificati. Ti sembrasse poco, figlio mio. No, sai, poi nell'Agro Pontino, comunque sia, siamo sempre nel Lazio, siamo vicini alla campagna, però anche noi abbiamo, diciamo, molte caseifici che producono bufale, latte di bufala e lavorazioni del latte di bufala. Questo che stai mettendo invece... Allora, questo è, anziché fare una classica pasta frolla, ho fatto un crumble, quindi molto più croccante, che possa anche mantenere quella tonalità di gusto che è della pasta frolla, insomma. È pasta frolla, assaggia. Senti? Però molto bello più burroso, croccarella. Quindi questo crumble. Qui abbiamo anche la farina di mandorle. Alessandro Laudadio. Oltre che giovane in gamba, ma è anche umile. Ed è una qualità che non si trova facilmente. Certo, maestro Giuliano, che è responsabile di pasticceria. Che cosa, vai?